Faccia a faccia tra il presidente della regione Marcello Pittella e i ragazzi del liceo classico di Potenza. Due ore senza rete sui temi più scottanti, dall'ambiente al petrolio al clientelismo. C'era per noi Edmondo Soave. Che materia insegna Pittella? Demagogia? Beh, insomma, mi pare troppo severo, no? Più o meno. Siete piuttosto prevenuto, sbaglio? Abbastanza. Nell'attesa, come vedete, molto scetticismo, ma anche tanta curiosità. E il presidente arriva puntuale, accompagnato dall'assessore Berlinguer. È accolto in modo cortese, ma gelido come l'aria pungente dell'Aula Magna. Pochi convenevoli, la presentazione da parte della preside Silvana Gracco e poi il fuoco di fila delle domande. Forma ineccepibile, ma parole forti, dure, spesso lette per vincere l'emozione. La Basilicata svenduta ai petrolieri, i tumori in aumento, l'ambiente avvelenato, temi che avevano provocato già lo scontro di piazza del 4 dicembre. E ad ogni accusa scatta immancabile l'applauso, a volte fragoroso. E affiora la paura di fondo di una generazione che non vede più il suo futuro. Vogliamo restare e saremo costretti a partire. Qui troppo clientelismo. E Pittella prende il microfono e risponde, si difende, invita a leggere, rifà la storia del petrolio in Basilicata e quando chiude i ragazzi sembrano perplessi. Nessun applauso, ma l'aria pare cambiata. Che voto mettiamo al presidente? Un 8. 8? Sì, sì. Anche. Quindi ha sfondato? 10. Addirittura, si aspettava di più. Un voto? Vabbè, la sufficienza non si lega a nessuno. E a me è sembrato abbastanza convincente, però dobbiamo vedere se mantenga le promesse oppure farà come hanno fatto già i suoi predecessori. Presidente, insomma, larga sufficienza, a parte qualche 6, ci sono stati anche gli 8 e i 9. Vuol dire che ho studiato bene, molto. La scuola andava così? Un po' meno bene, ma la palestra della vita e dell'impegno istituzionale mi ha forgiato. Dico soltanto, e sento che c'è...